stata effettuata dal questore di Sassari, quello ha pianificato un'attività di prevenzione in termini di materia di stupefacenti. Quindi in questo contesto abbiamo tutta una serie di pattuglie che dai vari uffici si occupano della vigilanza sul territorio in materia di stupefacenti. Nello specifico, ieri mattina, quindi la squadra di polizia giudiziaria del commissariato di Alghero, nell'attuazione di questo servizio, diciamo, aveva nel proprio bagaglio di conoscenze anche una notizia confidenziale. La notizia confidenziale riguardava un furgone bianco che sembrava essere giunto a Sassari con appunto all'interno dello stupefacente, però non avevamo notizie precise né sulla provenienza di questo stupefacente né tantomeno, o quantomeno né sulla provenienza del furgone né tantomeno sulla destinazione di questo furgone. Quindi diciamo che la ricerca era una ricerca, diciamo, abbastanza generica, che comunque si inseriva in questo contesto di prevenzione. Quindi nella città di Sassari, quindi cosa abbiamo privilegiato intanto noi? Abbiamo privilegiato, ovviamente, non escludendo che potesse esserci anche un interessamento della nostra città, quindi tutte le vie di comunicazione che portano ad Alghero e considerando anche diciamo, i punti di approdo più probabili, che sono appunto i due scali marittimi di Porto Torres e Olbia. Quindi, considerato che la 131, tutto sommato, è un punto di passaggio per entrambe le ipotesi, quindi diciamo, abbiamo privilegiato quell'area, quindi la 131 e tutte le arterie che dalla 131 portano a noi. Comunque, intorno quindi alla città di Sassari abbiamo quindi individuato un furgone bianco che effettivamente diciamo, aveva un modo di affrontare il traffico abbastanza incerto, quasi come se temesse che qualcuno potesse seguirlo, insomma. Quindi era un movimento, un muoversi abbastanza incerto, con passaggi ripetuti negli stessi luoghi. Dopodiché, quindi questo ha attirato un po' l'attenzione della squadra di polizia giudiziaria, che l'ha monitorato. Poi il furgone si è invece inserito nella 131, quindi lì abbiamo pensato che potesse anche spostarsi verso Alghero. In realtà non ha preso l'uscita per Alghero, invece è proseguito per Porto Torres. A quel punto la squadra ha ritenuto opportuno comunque fare un normale controllo, quindi fermare la macchina, controllare il conducente. Tra l'altro questa macchina aveva una targa con applicata la sigla della provincia di Torino, quindi era anche una macchina che veniva da fuori, oltre ad essere un furgone bianco, così come da indiscrezione. Quindi durante questo normale controllo, il conducente, diciamo, che ha avvalorato, diciamo, le nostre perplessità, perché intanto ci diceva che era diretto a Cagliari e invece aveva preso la strada 131 in direzione Porto Torres, quindi esattamente in direzione opposta a quella che lui dichiarava. Poi nello stesso tempo una frase è stata veramente determinante, perché lui ha subito detto: il furgone non è mio, testualmente, il furgone non è mio, se c'è qualcosa io non ne so nulla. Abbiamo quindi deciso di far sì che il furgone giungesse qui da noi per fare un controllo abbastanza approfondito. Quindi abbiamo lavorato sul mezzo e ad un certo punto nei vuoti che ci sono all'interno, cioè nei parafanghi, d'accordo? I parafanghi del furgone hanno un intercapedine che è accessibile da sotto la ruota, coperta poi da un passaruota, insomma, una struttura in plastica. Quindi sotto questa struttura in plastica abbiamo trovato questo stupefacente che vedete, che era assicurato alla carrozzeria con del poliuretano espanso. Quindi il poliuretano espanso lo ancorava alla carrozzeria. E quindi ovviamente subito dopo abbiamo proceduto tramite la polizia scientifica all'esame orientativo sulla sostanza, che è risultata essere appunto eroina, e il peso, vi ho già detto, che è appena superiore ai 3 kg, quindi questa persona è stata dichiarata in arresto. Vi ho fornito là i dati con i nomi, il nome, il cognome e il luogo di nascita. Il mezzo è stato sequestrato, l'eroina altrettanto, e lui è stato poi condotto in carcere a Sassari, San Sebastiano. Ora, diciamo che questo peso potrebbe, diciamo, sul mercato sembrerebbe poter produrre circa 120.000 dosi. Per
abbiamo calcolato una cosa di questo tipo, che corrisponde ad un valore economico probabilmente intorno ai 2 milioni e 500 mila euro, potrebbe essere una cifra di questo tipo, diciamo, come valore. Perché è ancora da tagliare, è pura. Perché questa. Sì, è da tagliare.